Eccetera, eccetera. Come si fa ad andare avanti con un tempo così veloce, con un fast, per tutto il tempo che si vuole senza bloccarsi, senza trovarsi nella condizione di non poter più andare avanti per i crampi, per il irrigidimento dei muscoli? Bisogna costantemente rilassarsi, rilassare le braccia, rilassare le spalle, rilassamento che deve partire proprio dalla schiena, dalle spalle, perché da lì partono i nervi, dal collo, tutti i nervi che arrivano poi alle braccia, alle mani, alle dita. Quindi mentre voi suonate dovete costantemente monitorare il vostro corpo, le braccia e anche magari oscillare un po'. Oscillare proprio per assicurarvi di essere rilassati, stare naturali con la schiena, rilassare anche le gambe, non stare con le ginocchia tese, costantemente controllare che il corpo sia rilassato, sia sciolto il più possibile, in modo che lo sforzo va solamente allo stretto necessario, a quello che le dita devono fare, cioè premere le corde e pizzicare, e in modo che questa cosa vi permette di andare avanti quanto volete. È importante anche il respiro, è una specie di esercizio yoga. Respirate e mentre respirate rilassate. Metti che siete partiti con un brano fast, la band è partita e il brano potrebbe durare 7, 8 minuti, 10 minuti e voi siete a 300 di metronomo o anche di più e dovete resistere. Quindi intanto abbiate fiducia. Perché rilassatevi strada facendo, no? Respira. Quando c'è una corda vuota, dipende dalla tonalità, dipende dagli accordi, a volte approfittate, magari state un po' su quella corda vuota, così potete rilassare questa mano, ad esempio, anche lì. Comunque l'importante è proprio portare l'attenzione al corpo, a tutte le parti del corpo, partendo dalla schiena, dal respiro, dalla schiena, dal collo e le braccia, in modo che arrivate a utilizzare solo le forze necessarie.